Domenica 12 giugno si è svolto allo stadio comunale di Scalea il primo Memorial Silvio Longobucco, quadrangolare di calcio che ha visto la partecipazione delle squadre over 40 di Scalea, Matera, Potenza e la nazionale italiana Forze Armate. Il torneo è stato vinto dal Matera, che ha sconfitto in finale lo Scalea con un netto 3-0. Hanno partecipato alla manifestazione il vice sindaco del comune di Scalea, Nelly Salfano, il consigliere comunale con delega allo sport Luigi Cirimele, il sindaco di Verbicaro Francesco Silvestri, il neopresidente dello Scalea Calcio Vincenzo Verbicaro e tanti amici di Silvio Longobucco. Presente anche la figlia Silvia, che commossa ha ricordato il papà recentemente scomparso ed ha ricevuto dall'organizzazione una targa ricordo tra gli applausi dei partecipanti. Una bella manifestazione che merita di proseguire negli anni nel ricordo dell'ex giocatore di Juventus, Cagliari, Ternana, Cosenza e Scalea. Siamo con Silvia Longobucco, qui è la manifestazione in memoria del papà. Allora Silvia, una manifestazione che fa bene allo sport, a tuo papà, a tutti quanti. Infatti è bellissimo commemorare papà con queste manifestazioni, vedere come giocano con molta grinta. In memoria e in nome di mio padre, è un'emozione sempre rivedere anche gli amici, ascoltare le storie. È bellissimo, insomma, sono molto felice, emozionata anche. Aspettiamo la premiazione poi alla fine di questo piccolo torneo. Siamo con Carmelo De Leo, l'organizzatore di questa manifestazione. Parlaci un po' di questa organizzazione, da dove è nata, come è nata e perché è nata. Allora, innanzitutto ringrazio le squadre partecipanti, adesso ve le presenterò brevemente. Ovviamente la manifestazione, l'iniziativa è nata subito dopo la scomparsa del nostro amato Silvio e ho ricevuto come organizzatore dell'Over 40 Scalea, di cui Silvio era il presidente, ci ha accompagnato nelle trasferte, nei vari tornei fatti in giro per l'Italia e quindi gli amici di Matera, di Potenza, di Sorrento e di tante altre squadre hanno manifestato la volontà di partecipare. Mi sono sentito in dovere di organizzare questo memorial per Silvio e per tutta la cittadinanza di Scalea, per la famiglia, per noi stessi a cui siamo legati tramite questo sport meraviglioso. Quindi è stato abbastanza naturale e spontaneo, insomma, coinvolgere appunto il Potenza, il Matera, ci sono gli amici dell'Associazione Nazionale Forze di Polizia, oltre che noi dell'Over 40. E speriamo che questa sia la prima di una lunga serie di manifestazioni, di commemorazioni in onore del nostro amato Silvio. Siamo con Gino Cirimele, assessore allo sport del comune di Scalea. Allora Gino, bella manifestazione nel ricordo del compianto Silvio Longobucco. È un qualcosa che è dovuto per la persona che era, il calcio che ha portato in tutto il mondo. Scalea è stato la sua città che tanti hanno conosciuto attraverso la sua grandezza sportiva. Essere qui a rappresentare l'amministrazione di Scalea per ricordare questa persona è per me un onore grandissimo. Spero tanto che questo evento sia ripetuto e che possa essere sempre lui al centro del progetto sportivo di tutto quanto ci sarà per Scalea. Ecco, non abbiamo parola, ha dimostrato quanto è stato grande sul campo, ha dimostrato quanto era grande come persona. Siamo con Sandro Possidente, mister Sandro Possidente, una bellissima manifestazione a ricordo di Silvio Longobucco. È il minimo che si può fare per Silvio, ci sono tutti questi amici di Matera, di Potenza, e ci sono pure, mancano tanti altri che purtroppo per lavoro, per inizio attività estiva, Non sono potuto venire qua. Stamattina c'è stata la messa solenne qua nella chiesa di San Giuseppe e diciamo che in corrispondenza c'è pure il memorial di Silvio. Lo ricordiamo in questa maniera, anche se è passato poco dalla sua scomparsa, e loro l'hanno voluto subito
ricordare sia l'over 40 nostre, quelle di Scalea, perché Silvio è stato presidente per oltre 20 anni, è stato l'artefice che ha creato questo e l'hanno voluto, prima che si chiudesse tutta l'attività, l'hanno voluto ricordare. Grazie. Siamo con il mitico Angelo Ricca. Allora Angelo, dove ci sei te ci sono manifestazioni, però questa qua è una manifestazione importante nel ricordo di un grande, Silvio Longobucco. Sì, io Silvio lo conoscevo da parecchio tempo, anche i primi tempi che veniva a Diamante, lui prima di accostare la Juventus, quindi poi lui è andato a Terni, poi alla Juventus. Però io lo conoscevo abbastanza bene perché lui quando è tornato qua l'ho incontrato con lo Scalea, io giocavo col Diamante e ci siamo conosciuti. Dopo ho giocato 2 anni a Scalea e lui faceva l'allenatore, quindi avevo una grande stima nei miei confronti, anche se ero un giocatore diciamo così dilettante, però avevo una grande stima nei miei confronti e come infatti io sono rimasto a Scalea 2 anni. All'età diciamo di 37 e 38 anni ho fatto 2 campionati di promozione qua a Scalea con lui. Era un grande, guarda, lo ricordo con affetto. Infatti stamattina avevo degli impegni di famiglia e purtroppo non posso mancare all'evento del memoriale di Silvio Longobucco. Sono stato anche alla messa, che c'è stata la messa stamattina con la moglie e i figli. Lo ricordo così, era un grande amico, era unico Silvio Longobucco. Siamo con Vincenzo Verbicaro, nuovo presidente dell'USD Scalea. Allora Vincenzo, una bellissima manifestazione a ricordo di una grande persona, Silvio Longobucco. Vabbè, non c'è bisogno di presentazioni, è una bellissima giornata di sport dedicata al mister Silvio Longobucco, che oltre a aver giocato a grandissimi livelli calcistici ha onorato per tanti anni la presidenza dello Scalea, ha portato in alto il nome dello Scalea, grande uomo di sport e grande uomo. Siamo con Tonino D'Esposito e Enzo Greco, due figure importanti per lo Scalea Calcio e non solo per lo Scalea Calcio ma anche per il compianto Silvio Longobucco. Un parere vostro di questa manifestazione e un ricordo vostro di Silvio Longobucco? Io lo ricordo perché da 53 l'ho visto nascere, diciamo che era già bravo a giocare, poi tutto è successo. Ha aiutato molto Scalea quando è venuto dall'ultimo tempo, è rimasto sempre questa bella manifestazione, vedere Potenza, Matera giocare, venire da lontano, è una cosa bella. Enzo? Sì, io più che sull'aspetto personale di Silvio, punto a sollecitare le associazioni di Scalea, il comune, l'amministrazione, di creare delle iniziative per ricordare sempre, ogni anno, Silvio Longobucco. Ed è importante qui muoversi per intitolare lo stadio Domenico e Silvio Longobucco, e cercare di creare un memorial, un giorno fisso dell'anno dove verrà sempre ricordato con dei tornei sempre più prestigiosi e invitare anche ex calciatori dell'epoca sua. Quindi cerchiamo di lavorare in questo senso. Siamo con Antonio La Rocca, presidente del team Over 40 Potenza. Allora, presidente, una bellissima manifestazione, voi venite da lontano, ma ne valsa la pena per Silvio Longobucco. Certo, certo, non potevamo mancare questa bella iniziativa. Noi abbiamo conosciuto Silvio anni or sono, lui con la sua squadra ha partecipato a tante iniziative che abbiamo fatto noi a Potenza ma anche in altre parti del meridione.
e abbia conosciuto Silvio, è stato un signore, al di là delle sue grandi doti e capacità sportive dimostrate nella sua attività calcistica. L'abbiamo conosciuto dal punto di vista della personalità, era veramente una persona squisita, semplice, che abbiamo potuto apprezzare, per cui oggi non potevamo non essere qui. L'abbiamo desiderato tanto e siamo felici di poter partecipare a questa iniziativa per ricordarlo. Siamo con Michele Raffaele, uno dei giocatori qua di questa bellissima manifestazione. Allora Michele, che ti senti di dire per questa manifestazione e che ti senti di dire a tutti quelli che hanno partecipato a questa grandissima manifestazione per Silvio Longobucco? Allora, io ringrazio tutti, ma veramente li ringrazio di cuore, con un pensiero fisso che va su Silvio, che per noi Over 40, certamente da presidente dell'Over 40 è stato un grande. Lo è stato nella Juve, è inutile ripetere tutte le cose perché già si sanno. E sono contentissimo di essere oggi presente qua, anche se gioco non con l'Over 40 ma con la mia Associazione Nazionale Italiana Calcio delle Forze di Polizia. Mi auguro e avrei veramente piacere, siccome noi facciamo eventi di beneficenza in tutta Italia, vorremmo che tutti quanti partecipassero con più piacere e veramente con tanta presenza. Io ripeto, ringrazio tutti e sono contentissimo di essere qua in questo giorno particolare. Stanno entrando in campo le due squadre che lotteranno per il primo e secondo posto. Alla vostra destra ci sarà lo Scalea Over 40 e alla vostra sinistra, in maglia blu, ci sarà il Matera Over 40. Per il primo memorial Silvio Longobucco, uno che ha dato tanto al calcio anche a livello nazionale, ha giocato nella Juventus, però diciamo che lui era amavole della sua Scalea e dunque queste partite, questo quadrangolare qua con quattro squadre che ci sa, cioè il Matera, il Potenza, lo Scalea, la Forza di Polizia, diciamo che è una bella cosa, sia per lui che per tutto il mondo sportivo. Diciamo, orgoglio di Silvio Longobucco, e qual era? Noto che ci sono comunque dei tocchi di palla, certo, veramente all'altro, tranne ecco adesso che l'ha persa. Prende in il una pallone e segna! Segna con il numero 9 Montemurro. Continua, siamo ancora al primo tempo. C'è un attacco del Matera, colpo di testa! Bellissima anche dal portiere di Biondino. Albano sulla sinistra, tenta il cross. Che E mette in rete sempre il numero 9 Montemurro, prende dunque doppietta per Montemurro. Abbiamo la doppietta per Montemurro, dunque il punteggio cambia, abbiamo il Matera in vantaggio per 2-0. Ieri esce dall'area, lascia il suo compagno Martinelli per Biondino. Oh, e c'è il gol del numero 7 Albano per il Matera sul lancio di Biondino. Dunque di nuovo cambia il risultato, il Matera fa su, diciamo, il suo risultato finale, mette il sigillo a questa partita. Lo Scalea ha tentato il tutto per tutto, ma un po' il caldo. Sì. Un po' magari qualcuno gioca per la prima volta in questa finisce qua in questo istante questo quadrangolare del primo memorial Silvio Longobucco, e vince, si aggiudica il Matera il trofeo di questo primo memorial. Grazie da Mauro Filippelli e grazie anche da Enzo Caselli. Vedi, la bellezza è proprio questa, vedere che si divertono anche se c'è una certa età, è bellissimo.
aver passato una mezza giornata qui allo stadio Domenico Longobucco di Scalea. Sì. Grazie a tutti intervenuti, bella manifestazione, anzi io gradirei che mi fate un applauso da solo. Questo primo memorial per Silvio Longobucco. Abbiamo quattro squadre partecipanti, Matera over 40, Potenza over 40, Scalea over 40 e la rappresentativa della Polizia di Stato. Siamo qua con alcuni dirigenti che hanno partecipato a questa manifestazione. Abbiamo qua un rappresentante per il Matera. Potenza, vuole dire due cose? Sì, intanto siamo onorati di essere qui per partecipare a questa manifestazione per ricordare il caro amico Silvio, una persona meravigliosa che abbiamo avuto modo di apprezzare negli anni scorsi nel corso di vari tornei che abbiamo fatto insieme. È una persona dei grandi valori umani, al di là di quelli sportivi che non sto io qui a ricordare. Ringrazio gli amici di Scalea che ci hanno invitato e quindi siamo veramente contenti di essere qua per partecipare a questa manifestazione che spera abbia un seguito anche negli anni futuri. Grazie. Abbiamo un altro rappresentante per il Matera. Vuole anche lei dire due parole? Sì, giusto come ha detto il nostro amico di Potenza, siamo onorati di ritornare in quel di Scalea perché quando abbiamo avuto l'occasione di venire qui a giocare per le altre volte abbiamo avuto modo di conoscere l'aspetto umano di questo grande campo. Longobucco per noi è stato, come dire, un amico, perché in delle occasioni ha dimostrato veramente di volerci bene, non sto a specificare in quale occasione, un signore, veramente un gran signore. Sì. Abbiamo Michele Raffaele, rappresentante delle forze dell'ordine, anche te Michele, due parole. Io come ho già detto prima ringrazio intanto gli organizzatori che mi hanno fatto felice nell'invitarmi. Il ricordo di Silvio per me è una cosa molto grande, conosco da parte il passato calcistico, ho avuto come grande amico personalmente, quindi l'ho vissuto per 30 anni, visto che sono da 30 anni qua, quindi io non ho parole, sinceramente non mi sento di dire altro perché ci sto ancora male a sapere quello che succede. Mentre abbiamo l'organizzatore di questa manifestazione, Carmelo De Verri. Sì, allora, innanzitutto voglio fare i complimenti alla squadra che ha vinto il torneo perché è sempre un torneo di calcio, ovviamente, quindi gli amici del Matera si sono presi la loro rivincita. Bravo! Un po' di anni di partenza. Bravo! Dire, siamo qui ovviamente per sdrammatizzare un poco perché Silvio l'ho conosciuto qualche anno addietro quando ho cominciato a frequentare l'Over 40. Bravo! A tutti quanti gli amici di Scalea, Roberto, Alessandro, Biagio, tutti quanti che mi hanno accolto, e lui una sera su quella panchina mi disse: Carmelo, se vuoi giocare devi perdere peso. mi sa che non l'ho ascoltato molto. Aveva ragione. Quando Silvio è venuto a mancare, ovviamente qui a Scalea, ma non solo, visto in tutta Italia, ci sono stati ampi gesti di commozione e di partecipazione. Noi nel nostro piccolo, spinti dagli amici di Potenza, di Matera, del Sorrento che purtroppo voleva essere con noi ma ha avuto problemi
ma so che ci tenevano e tanti tanti altri volevano partecipare, quindi questo primo memorial in forma quasi intima, oserei dire, però partecipata, so che siete venuti con molto spirito, noi dell'Over 40 lo sentivamo, come ha detto Michele, lo sentivamo molto Silvio, perché era presente con noi agli allenamenti, ai tornei, alle trasferte che abbiamo fatto, quindi questo primo momento vuole essere un inizio per un ricordo di una splendida persona che penso che chi l'abbia conosciuto anche per un minuto gli ha lasciato qualcosa. Bravo. Grazie alla famiglia, grazie a Silvio che ci ha omaggiato della sua presenza e passo la parola a lei ancora, grazie Silvio. Siamo con Silvia Cromobucco. Allora, cara Silvia, bellissimo. Stupendo. Vorrei ringraziare tutti, soprattutto i calciatori, che hanno sudato parecchio e hanno giocato con molta foga e mi hanno fatto divertire. E mi è piaciuto tanto sentire tutti i racconti degli amici di papà, come se anche lui fosse qui oggi con noi. Grazie ancora. Grazie a te. Grazie a tutti. Allora iniziamo le premiazioni. Sottinteso che premia Silvia Longobucco. Premiamo senza primo, secondo. Non vuole essere uno sgarro nei nostri confronti del vincitore. Proprio perché ho parlato di una manifestazione intima, l'abbiamo intesa fare così, ovviamente l'agonismo, la foga calcistica, lo scontro, il battibecco, vabbè, però abbiamo fatto delle targhe uguali per tutte e quattro le squadre in questa prima occasione, quindi proprio per rimarcare ancora di più lo spirito che voleva animare questo memoria. Magari in futuro faremo le cose anche, diciamo, calcisticamente rilevanti, grazie. Ok, allora premiamo la Matera Calcio Over 40, un grosso applauso. Altro premio per Potenza Calcio Over 40. Scalea Calcio Over 40. Rappresentativa Forze dell'Ordine. Ok, allora abbiamo un scusa. Ci sono i premi per... Vabbè, io gli arbitri non li conosco, magari se venite qui vi premiamo. Pier Massimo come arbitro. No, come arbitro, come arbitro. Grazie Pier. Non tutti battono le mani, ho notato. L'arbitro è andato vinto. Tiberi, no? Sì. C'è? L'arbitro Tiberi è già stato premiato, poi? C'è Didona. Ah, Didona, Didona, è già andata a casa Didona. Glielo ritiro io. Ok, lo ritira Tiberi. Grazie a voi. Grazie agli arbitri che fanno un duro lavoro. Ok, allora, come di consueto, c'è il premio per Silvia Longobucco da parte di Carmelo. Da parte di tutti. Da parte di Carmelo e di tutti quanti, esatto. Un grosso applauso per Silvia. Ok, allora...
ancora, sperando che l'anno prossimo ci sia ancora questa bellissima manifestazione in onore di Silvio Longobucco. Io vi auguro a tutti un buon pomeriggio e grazie mille a tutti. Grazie.